Ciao e bentornati su Recensioni Minute. Oggi vi parlo di un titolo cooperativo d'ambientazione fantasy che sta letteralmente invadendo i social network. Ma nonostante questa tonnellata di dadi e le tipiche classiche che vi aspettereste in un gioco di ruolo, mi piace più pensarlo come a un puzzle game rispetto ad un gioco di avventure. Ma andiamo con ordine. Vi parlerò di Turno di Guardia, gioco di Todd Walsh per 1-4 giocatori della durata di circa 60 minuti a partita, edito in Italia dalla GiochX.it, che ringrazio per avermi fatto provare direttamente questa edizione deluxe, ma vediamo insieme. Recensioni minute, recensioni minute. A inizio round si scopre la prima location che ci dirà come modificare il fuoco, quanti mostri usciranno in quel round e quali sono le caratteristiche speciali del round in corso. Dopo aver lanciato i dadi, i giocatori decideranno quale personaggio rimane in accampamento dandogli il relativo segnalino. Molto delicato sceglierlo anche perché prima della fine della partita tutti i personaggi devono rimanere esattamente due volte in accampamento. Con i propri dadi il personaggio può fare diverse azioni. Innanzitutto ripristina gratuitamente una delle proprie abilità esaurite. Poi può decidere ad esempio di attivare la propria abilità d'accampamento. Con un 4 più può decidere di modificare l'ordine delle location. Con esattamente un 6 può ripristinare una abilità a uno dei personaggi compari. Può equipaggiare, ovvero sia scambiare una delle proprie abilità con una di quelle di scorta. Può decidere di tagliare la legna. Per ogni dado piazzato qua si aumenta di 2 il valore del fuoco. E mettendo i dadi in ordine crescente può perlustrare modificando l'ordine del mazzo dei mostri. Infine, nel caso avesse lanciato un doppio, facciamo che ha lanciato un doppio 4, può scegliere di usare due di queste tre abilità speciali che andranno a rimuovere creature maledette dal cimitero, debellare proprio creature dall'orda, metterle via dal gioco e infine far rilanciare un qualsiasi numero di dadi ai propri alleati. Passiamo quindi alla fase guardia, dobbiamo pescare 6 carte mostro e come dice il fuoco rivelarne 2. Ora possiamo attaccare la prima posizione con un qualsiasi dado, mentre la creatura in seconda posizione solamente coi dadi a distanza. Dobbiamo sempre pareggiare o superare la costituzione di una creatura e valutare bene le abilità speciali delle stesse. Decidiamo ad esempio di usare un 3 del guerriero e un 6 del cacciatore per sconfiggere il golem di metallo che va nel cimitero e ci rivela la prossima carta. La fata, se raggiunge la prima posizione, ci darà meno 1 al fuoco. Decido quindi di assegnare un dado del guerriero alla sua abilità Ascia da guerra, che permette di infliggere 8 danni e uccide istantaneamente la fata. Riveliamo la prossima carta, è una carta evocazione. Essa esaurisce subito una abilità di uno dei nostri personaggi e viene sostituita con la prima carta creatura maledetta, che ovviamente sono fortissime in questo caso. Possiamo anche decidere di consumare una delle nostre abilità senza metterci sopra un dado, in tal caso però sarà esaurita e dovremo ripristinarla nei round successivi. Possiamo continuare a giocare così fino a quando o uccidiamo tutte le creature, in tal caso il round è superato, oppure decidiamo di fermarci. In tal caso tutte le creature ancora presenti nella riga infliggeranno danni come indicato qua e per ogni danno dovremo girare a faccia in giù una delle carte abilità e poi finiranno nell'orda. Se ci sono ancora personaggi con almeno un'abilità a faccia in su, possiamo andare avanti, altrimenti avremo perso. Continuiamo a giocare così fino a quando non arriviamo alla location finale e a quel punto uccideremo le creature indicate più tutte le creature nell'orda. Anche in tal caso, se qualcuno sopravvive all'assalto delle creature, siamo dichiarati vincitori, altrimenti saremo tutti sconfitti. Ho deciso di prendere qualche secondo in più a spiegare bene la prima e la seconda fase di gioco perché è fondamentale padroneggiarle entrambe prima di buttarsi nella missione. In fondo regolamento, peraltro, trovate anche la sequenza di gioco riassunta in modo tale da tenere bene a mente tutti i vari passaggi. Questo perché sbagliare la prima o la seconda parte in un round potrebbe davvero compromettere tutta la partita. All'inizio vi sembrerà infatti che la fase accampamento è quella da destinare al personaggio che ha lanciato peggio i dadi o che magari in questo combattimento potrebbe non rendere al meglio perché non ha abbastanza abilità pronte. Così non è, dovete scegliere esattamente il personaggio che meglio condurrà la fase di accampamento e che aiuterà a preparare quindi tutti i compagni per la fase di guardia. Se volete infatti pianificare bene il gioco, dovete gestire al meglio il fuoco. Peraltro c'è anche la possibilità di esaurire una delle vostre abilità per aumentare di 2 il fuoco in qualsiasi momento. Se il fuoco è alto potete vedere fino a 3 creature in un colpo solo, se il fuoco è basso ne vedrete una sola. E questo fa una grossissima differenza fra avere un approccio strategico al round in corso oppure gestire tutto in maniera tattica e incrociare le dita. Vi posso poi assicurare che l'ordine con cui si sconfiggono le creature è fondamentale per non perdere il round o addirittura tutta la partita. Ci sono creature che vanno picchiate in prima posizione, così sfruttate direttamente anche i dadi per il corpo a corpo, ma non è sempre la soluzione giusta. A volte ci sono creature da picchiare in seconda posizione, perché se arrivassero in prima diventano più grosse. In altri casi ci sono creature da sconfiggere prima perché danno bonus alle altre. E fate attenzione perché se non siete pronti a scoprire un portale di evocazione, le cose si faranno molto più difficili. Entrano in scena queste creature maledette che sono già grosse
grosse di per sé come costituzione, ma hanno anche effetti molto devastanti. Mi ho sotto mano, ad esempio, preso a caso il capo goblin, che prende addirittura due carte goblin dal cimitero e le mette in cima alla fila. Il signore del fuoco, che per ogni creatura che viene sconfitta prima di lui vi spegne di uno il fuoco nel campo, o addirittura l'idra, che una volta sconfitta, se ci sono altre creature nella fila, semplicemente va in fondo alla fila. Una cosa che vi consiglio di fare, magari a valle di un round andato non proprio benissimo, è riprendere esattamente tutti i dadi e tutte le abilità che avevate all'inizio del round, ricomporre la stessa fila e provare a rigiocarla, tanto tutte le informazioni sono già note all'inizio della risoluzione della fase guardia. Vedrete che con piccoli accorgimenti e magari piccole variazioni nelle vostre scelte potreste avere anche dei grossissimi cambiamenti a fine round. Il consiglio che vi do sulla scelta dei personaggi poi è: scegliete il personaggio che più vi piace giocare. Sono tutti più o meno bilanciati, ce ne sono alcuni che sono decisamente più versatili, che funzionano sempre allo stesso modo, e altri personaggi che trovo anche più forti, se vogliamo, ma che sono ovviamente situazionali. Ad esempio, a me piace tantissimo il cacciatore, perché può addomesticare delle creature nella foresta che diventano dei dadi addizionali che può quindi utilizzare, diciamo, le va a scagliare contro i nemici, ma ovviamente se non trovate creature della foresta tutte queste sue abilità non sono utilizzabili. Per quanto riguarda la scalabilità, vi dico che non c'è una reale scalabilità, usate sempre 4 personaggi indipendentemente dal numero di giocatori. Lo trovo quindi interessantissimo in solo, per giocare proprio la partita contro il gioco, in modo che potete farvi tutti i ragionamenti e risolvere il puzzle come volete, o in 2 giocatori, in modo tale che tutte le cose che potrebbero sfuggire all'occhio di un giocatore, vi dico che ci sono tante cose da tenere presente, quindi in 2, con 4 occhi e 2 menti si tiene d'occhio tutto, rende molto bene. In 3 o 4 giocatori va da sé che dovete fare attenzione a non avere un leader dominante, altrimenti quel giocatore potrebbe davvero dare ordini a tutti e giocare comunque da solo la partita. Per quanto riguarda la giocabilità in italiano, vi dico che la traduzione è un pochino traballante, nulla che compromette la giocabilità, semplicemente ci sono delle scelte lessicali o degli errori tipografici che potevano essere evitati. In conclusione, vi invito sicuramente a fare una prova a questo turno di guardia. Mi piace molto l'idea di avere queste due parti distinte del round, che sono molto diverse fra di loro, e vi invito quindi a provarlo magari direttamente in 2 giocatori. Come vi dicevo, se qualche round mi sfagiola potete provare a rigiocarlo in maniera differente e quindi avere sempre più la padronanza del gioco. Per quanto riguarda la difficoltà, vi dico che se partite con 2 sole carte evocazione nel mazzo dovreste riuscire a farcela, magari non la prima partita ma la seconda e la terza, salvo eventuali creature maledette che saltano fuori all'improvviso, ma potete aumentare la cattiveria e renderlo quasi impossibile se mettete tutte le carte evocazione. Con questo quindi ho finito, vi saluto e vi dico ciao e alla prossima!